Questa mattina siamo venuti a fare un sopralluogo sul Lungo Reno, in particolare in questo tratto tra il Ponte Lungo e il Ponte dell'Alta Velocità. Si tratta dell'ultima parte del Lungo Reno che è rimasta completamente abbandonata. Qui vogliamo realizzare un grande parco urbano. Per questo motivo nei mesi di gennaio e febbraio abbiamo chiesto il permesso al Demanio regionale e alle ferrovie, che sono proprietarie di quest'area non è dell'amministrazione comunale, di poter procedere a un intervento di bonifica, anche perché diverse persone si erano accampate. Quest'area è grande 40.000 metri quadrati, come potete vedere è un'area enorme, si può scorgere facilmente dal Ponte Lungo, dove in questo momento ci sono i cantieri di ristrutturazione del ponte. 40.000 metri quadrati che erano coperti di canneti, di rifiuti, di tende abbandonate, di alcune zone che erano abitate da persone che avevano occupato delle aree. Gli interventi della polizia locale, insieme al gruppo Primavera e diverse associazioni di cittadinanza, in particolare il gruppo degli ausiliari di prossimità, un progetto del gabinetto del sindaco sostenuto dal comune, hanno proceduto al disboscamento totale di tutta la parte del canneto, raccolta dei rifiuti, quintali di rifiuti. Dopo 2 mesi di lavoro, una giornata, una domenica ecologica con una cinquantina di cittadini della zona che sono potuti entrare ed aiutare a liberare l'ultima parte. Ecco, noi scriveremo presto al Demanio regionale e alle ferrovie perché come amministrazione comunale vogliamo progettare la realizzazione dell'ultimo tratto del parco del Lungo Reno. Questa bonifica era molto importante, non ci siamo tirati indietro anche se quest'area non è dell'amministrazione comunale, perché il parco del Lungo Reno è uno dei parchi più belli di Bologna. Da qui si può vedere San Luca, lo vedete in mezzo ai rami di quelle piante, tratto molto bello che nei prossimi anni vogliamo rendere nuovamente accessibile e vivo.